Ciao a tutti ragazzuoli, bentornati anche oggi in un nuovo video, nuova location. Sono nella casa nuova, nell'ufficio nuovo. Spero non sentiate troppo il rimbombo col microfono, ma la stanza è così, dovrò probabilmente mettere dei pannelli fonoassorbenti. Primo video dalla casa nuova, oggi con video unboxing. Mentre stavo adesso già iniziando la registrazione, mi ha suonato il corriere per un altro pacco. Ho pacchi un po' da diverse provenienze, ovvero Amazon e Temu. Iniziare con quelli di Temu, che sono un po' quelli più scrausi, visto che è arrivato. Era roba che in realtà non avrei messo dentro all'unboxing, perché sono robe per la casa. Ho ordinato veramente un sacco di robe per la casa nuova. Uscirà il video anche della casa presto, appena avrò finito, ma sto aspettando ancora dei mobili, perché c'ho ancora delle scatole chiuse, appunto perché non ho dei mobili dove poter mettere dentro le cose. Quindi niente, è arrivato anche questo pacco di Temu. Andiamo ad aprirlo, vediamo cosa c'è dentro. Allora, tiriamo fuori... la madonna, non mi ricordo neanche che cazzo sono tutte ste robe. È vero, mi ero dimenticato. Ok, il primo è vuoto. Allora, andiamo a vedere. Questi sono semplici contenitori. Li faccio vedere fast. Ve ne faccio vedere uno, che gli altri, almeno, sono uguali. Ne ho presi alcuni simili, ma di diverse specie. Adesso vi faccio vedere. Sono semplici contenitori da poter usare, appunto, sotto il letto, da mettere dentro ai mobili, visto che ho un sacco di robe in più. Ho pagato tipo un euro, due euro, tipo una roba, questi qua, che sono quelli piccoli, ho pagato anche meno. Molto molto semplice contenitorino fatto così, per poter riporre, che ne so io, magari quelle cose che magari usate meno, le magliette per stare in casa, pantaloni o robe simili, o lenzuola da poter appunto riporre sotto il letto, visto che il mio letto comunque si apre e ha il contenitore sotto, o se no anche da poter mettere nell'armadio. Ne ho prese due così, altri fatti così, che sono un pelino più grossi, fatti diversi e con la chiusura zip. Sono sempre molto leggeri. Questi c'ha la parte davanti anche trasparente, così da poter vedere quello che contiene. C'è la sua zippina, di molto leggerino, per quello che comunque costano veramente poco, ma almeno sono per mettere dentro quelle cose come piumoni, copriletti, appunto da poter lasciare sotto il letto o in un mobile, magari anche all'aperto, così da non farli impolverare. Robe molto semplici. Ne abbiamo altri, alcuni erano più piccoli, altri più grossi, ma stessa identica cosa. Poi ragazzuoli, questi mi ero dimenticato. Allora, visto che qua in ufficio comunque non metterò delle tende, almeno non volevo metterle, però ho notato che quando c'è il sole forte in certi orari mi arriva proprio diretto quando sono al PC, e abbastanza scomodo, oltre che mi ustionavo già l'altro giorno, e adesso che ci sono 16 gradi immagino quando ce ne saranno 30. Quindi vabbè, questa è bianca, queste invece sono grigie. Cosa sono? Sono delle tende. Adesso poi magari vi metto qua uno spezzone dopo che le avrò montate, così almeno iniziate a capire come funzionano. Ok, fatte così, stile un po' quelle case giapponesi, no? Fatte di questa stoffa leggera. Qui hanno un mega adesivo, quindi una volta che andate a prenderla, l'appiccicate in alto sulla finestra, sulla porta balcone, e poi viene giù e si tira giù fino comunque in fondo. Molto carine, costavano veramente poco. Dentro ci sono anche due mollettine di queste qua trasparenti, perché poi potete tirarle su. Da come potete vedere le ho installate così. Sono veramente, veramente belle. A me piacciono un sacco l'effetto che danno. Poi sì, qui arrivano a questa altezza, ma semplicemente perché comunque le ho prese della misura esatta. Comprerò, non so se avete presente quel velcro, appunto quello degli strap delle scarpe, esempio. Però lo vendono anche con dietro il nastro biadesivo, quindi andrò a mettere un pezzo di nastro biadesivo qua, un pezzo qua, in modo da poterlo allacciare semplicemente così, e quando voglio invece slacciarlo o lasciarle così. Io sono andato a tagliarle perché erano molto più lunghe, ho preso la misura dei vetri semplicemente, e li ho tagliate come avevo detto. In confezione ci sono anche delle mollettine che potete andare a usare per decorare o dare una forma. Super approvate, mi piacciono veramente un sacco, soluzione ottima, facilissimo da attaccare, e in due secondi con la striscia adesiva della parte in alto andate a ad attaccarla. Ho guardato mille robe, queste qua le taglierò proprio a forma, sono praticamente tende a vetro, perché non voglio che vadano a coprire tutta la finestra, ma che vadano a coprire semplicemente solo la parte esatta del vetro, quindi le taglierò su misura. Vi fate uno zac qua in fondo, dopo aver misurato ovviamente, e uguale per la lunghezza comunque.
dovrebbe venire un bel lavoro. Ci sono diverse lunghezze, ho misurato esattamente quanto è il vetro delle finestre alla quale andrò a installarle e vedremo un po' come verrà fuori. Sicuramente vi avrò messo qua a video già il risultato. Ne ho prese due grigie, camera mia di là ci sono le pareti antracite ma più chiare di queste è molto più scuro, e quindi volevo che stesse in tono con appunto le pareti, poi col contorno bianco ovviamente delle finestre, e poi una bianca invece perché sulle scale per andare al piano di sopra c'è una finestra che è comunque piccolina da fuori e lì ci sono i muri bianchi, quindi le ho prese semplicemente bianche. Costavano davvero davvero poco, adesso non mi ricordo se 4 o 5 euro, una roba del genere. Al contrario invece, vabbè, ho dei classici tendoni ma non volevo proprio forare i muri per mettere giù le tende, se no c'erano le altre tendine, quelle classiche con le baccattine che si allungano, che si vanno ad appiccicare sempre con il nastro biadesivo direttamente sullo scheletro appunto della finestra per poi mettere la tenda. Ma mi è già successo che molti di quelli lì, ogni volta che poi sposti la tenda, si vanno a staccare, soprattutto magari quelli, le bacchette da poco. Se andate a spendere, già c'erano delle bacchette da 45 euro, un po' too much, ma altre invece su Amazon sempre erano da 9-10 euro e te ne davano 6, però molti commenti dicevano che si andavano a staccare e sinceramente non mi piaceva molto la cosa. Quindi ho trovato queste, ho optato, ho detto proviamo, massimo le tiro via e vediamo il risultato. Ma ora passiamo alle cose più importanti, ragazzuoli. Allora, vabbè, andiamo prima ad aprire il pacchettino piccolino. Ci sono due cosine dentro, andiamo subito a vedere. Allora, guardiamo la prima, una SanDisk, quindi una schedina SD per le fotocamere, è la Xtreme Pro da 256 giga. Ne ho voluto prendere una da 256 giga perché di solito uso quella da 64, ma è l'ultima volta che mi sono tatuato le chiappe. Non avete ancora visto il video, uscirà il 18, anche perché, come già annunciato prima, abbiamo già finito il lavoro che avevamo progettato, che ho tatuato tutte le chiappe, ma ci siamo accorti che volevamo aggiungere un bel po' di sfumature, quindi prima mettiamo le sfumature e poi farò uscire il video. E niente, registrando appunto mi sono accorto che sono rimasto senza memoria, dovevo cambiare schedina e diventa una rottura, soprattutto quando ti stai tatuando. Con 256 giga dovrei rimanerci dentro anche un bel po' di ore di video, ovviamente attaccando anche la videocamera a un power bank o comunque a un alimentatore. Abbiamo fatto 6 ore e mezzo di tatuaggio, non avrebbe filmato per tutto quel tempo. Pagato davvero poco su Amazon, vi lascio comunque tutti i link qua sotto, sia di Temu che di Amazon, e in più dentro c'è anche un adattatore da micro SD a SD normale, sempre molto utile. E ora veniamo a uno dei pezzi forti, o è vero dei microfoni. Stavolta, ragazzi, ho preso dei microfoni seri, sono quelli della Hollyland, magari l'avete visti già da qualche altro youtuber o da qualche altra recensione. Volevo comunque spendere tanto, ho trovato pure uno sconto di 30 euro, quindi da tipo 90 euro sono andato a pagarli circa 60 euro. Ho preso quello singolo, quindi semplicemente con un microfono e un ricevitore. La differenza del pacchetto, quello con i due microfoni e il ricevitore, è che di lì c'è anche la box per poterli ricaricare contemporaneamente. Andiamo intanto ad aprirli. Questi invece dovrò caricarli singolarmente con l'attacco USB-C, ma non è una cosa che sinceramente mi va a infastidire. Poi volendo, massimo comprerò dopo, ma visto che di norma quando faccio video qua sono video di questo tipo, quindi me ne serve uno. Sono stufo di dover attaccare sempre il lavalier, ce l'ho anche sul casco, però al momento ce l'ho collegato a un altro telefono che sta registrando. Con questo è tutto più semplice, lo collego direttamente o alle videocamere. Comunque non ho sempre il problema del cavo, eccetera eccetera. Ho visto un sacco di recensioni davvero belle e positive per questi microfoni. Guardate che bella anche la confezione dentro, ragazzuoli, top. Già quando si parte così, bellissima. Andiamo a vedere l'interno. Li ho presi versione nera, ci sono anche altri colori. Allora andiamo a vedere qua, c'è un divisorio molto figo, durissimo, ragazzi, per non fare schiacciare i microfoni. Qua vediamo le varie cavetterie, ci sono tutti i vari adattatori per ogni tipo di attacco jack. Qui vediamo anche un cavo USB-C per la ricarica. E vediamo anche un altro secondo cavo, appunto, visto che non hanno il contenitore per caricare contemporaneamente, ti hanno messo dentro addirittura due cavi USB-USB-C, che non fanno mai male. Ne ho una scorta eterna, ma come detto, non fanno mai male.
Qua c'è il gatto peloso da mettere sopra antivento e qui troviamo dentro un piccolo manuale con istruzioni. Ora veniamo ai due piccoli, cioè al piccolo microfono e al suo ricevitore. Tiriamoli fuori, andiamo a scartarli. Bellissimi ragazzi, veramente bello, è leggerissimo. Preso nero, tanto io vesto sempre di nero, quindi top. Da mettere sui vestiti, qua dietro c'è la pinzetta e... questo invece è il ricevitore che ovviamente andrà ad essere collegato a un telefono, a una videocamera, a un action cam o a qualsiasi altra cosa, appunto andrà a prendere il volume con i vari attacchi. Anche qua c'è una pinza dietro. Da quello che ho visto e che ho visto dalle recensioni, oltre a funzionare veramente bene, avere una durata della batteria di ore e ore e ore e ore, molto molto belli, davvero premium anche con questa confezione. Ovviamente andrò a testarli e poi vi farò sapere, o se no adesso vi metterò magari un pezzettino qua dentro se avrò fatto dei test dopo, giusto per farvi sentire com'è l'audio. Intanto spero sentiate bene perché sto provando anche i microfonini che ho unboxato appunto nell'ultimo video, primo test, quindi non so se sta registrando bene. Ho messo anche l'antivento perché c'è un bel po' di venticello oggi. Ora andiamo al mega e anonimo pacchettone. Vi racconto un attimo cos'è successo. Allora, da quando sono venuto in questa casa, tutto bene, sapevo che c'erano problemi, è vero, qui non c'è una connessione via cavo, quindi non ho proprio altro che la fibra, non ho proprio connessione via cavo, non è possibile collegarlo, ho chiamato diversi gestori, non arriva la linea telefonica. Quindi ho iniziato a vedere diverse recensioni appunto per le schede SIM, per la FVA, e ho visto che comunque ci sono un sacco di persone che pur avendo magari la linea cavo sono comunque passati a una FVA con una SIM dati. Ovviamente ci sono diverse SIM dati, conoscete tutti ovviamente Vodafone, TIM, Wind, Eolo eccetera eccetera. L'unico problema è che molte di quelle sono limitate, anzi tutte quelle sono limitate, quindi sì, hai una certa velocità, ma se poi arrivi a scaricare 500 600 giga in un mese, un tera o di più, ovviamente sei limitato, ti limitano e quindi rimani fregato, diciamo, pur pagando un abbonamento. Mi sono affidato a un gestore che invece non ha limiti, Massimo ve ne parlerò più avanti, ma l'avrete già sentito. L'unica cosa che facendo i test qua dovrebbe arrivarmi 300 in download e addirittura 100 in upload, una roba del genere. Da quando sono arrivato è stato un problema dietro l'altro, ragazzi. Ci sono volte che riesco ad arrivare a picchi di 50-60 in download, ma questo si parla dalle 2, le 3, le 4 di mattina, quindi durante la notte. Durante il giorno 20-30, a volte verso la sera quando tutti tornano dal lavoro, quindi 7:30, quell'orario lì, a volte arriva 7 in download, non parliamo dell'upload che è a volte meno di 1. È un disastro, un disastro. Mi sono trovato veramente nei casini, soprattutto perché io lavoro con i social, facendo video eccetera eccetera, ero abituato a un 130 in download e un 20 in upload, che buttalo via, comunque ci puoi lavorare, ci puoi anche streamare e fare un sacco di cose, cosa che ora invece non posso più. Ho preso un modem da 50 euro, 4G LTE, ho provato quindi poi ad acquistare un modem da più di 300 euro, marca Tenda, 5G eccetera eccetera, che ho già riconsegnato per due motivi. L'avevo comprato usato da Amazon, primo dei motivi, ci ho messo un sacco a collegarlo perché ogni volta che mettevo la password sul PC mi crashava il PC, ragazzi, non ho idea di come sia possibile che un modem possa fare ciò. Non so se il vecchio proprietario abbia fatto qualcosa di strano, però in teoria dovrebbero averlo controllato. Ogni volta mi crashava il PC, ho anche ripristinato tutto il PC perché all'inizio non avevo pensato fosse un problema del modem, invece dopo averlo anche ripristinato ha rifatto la stessa cosa, cosa che non mi è più successa dal momento in cui ho scollegato il modem. Quelle poche volte che riuscivo a farlo partire la linea era tanto uguale, non cambiava niente, anche perché qui c'è il 5G ma non arriva, o non arriva abbastanza segnale, quindi si attacca ovviamente al 4G. Ho provato mille altre idee, mille altre robe, ho guardato un sacco di video, alla fine sono arrivato al punto di andare a comprare un'antenna esterna della Caser, e se si pronuncia così, questo modello, e adesso andrò ovviamente a testarlo. In realtà mi deve ancora arrivare il palo, devo andarla a collegare perché sul terrazzo qui sì, c'è già l'antenna e c'è già anche una parabola,
e non c'è più spazio per andare ad attaccare altre cose, quindi ho preso un altro paletto da andare a collegare per potercela attaccare. Proverò a metterlo anche qua fuori sul balcone, però per ora con i vari test fatti col telefono eccetera eccetera, il punto migliore è dall'altra parte della casa. Ovviamente infatti il modem ora lo lascio di là, non è neanche collegato via cavo, collegato via wifi il computer, ma mettendolo di qua non avrebbe totalmente linea. Questa casa è stata tutta ristrutturata pochi anni fa, era un vecchio mulino, c'ha i muri veramente spessi in cemento armato, è sopra anche il fiume, ci sono davanti le montagne, quindi potete capire che i problemi sono veramente mille. Sono a 3 km dal mare e quindi il segnale, le antenne, tutto è un casino. Vabbè, in confezione troviamo gli adattatori per essere collegati alle antenne. Adesso mi sono studiato tutte queste cose, ma prima d'ora non avevo mai avuto bisogno, quindi sì, ho visto un sacco di video, un sacco di recensioni, però ovviamente non sono ancora un esperto. Qua vediamo i cavi di 10 metri, da quello che ho visto sarebbe consigliabile magari usarli anche da 5, questo 10 metri è... la misura massima, perché va già a perdere un segnale, con quelli da 5 metri sarebbe meglio. Se andate ad aggiungere delle prolunghe, ovviamente il segnale arriverebbe ancora più debole, solo che da quello che ho capito i cavi da 5 metri, soprattutto iperschermati, costano anche di più di questa antenna da 119 Hz. C'erano altre antenne router, costavano veramente tanto, costano più di 400-500 euro, visto che non so neanche se funziona. Non aveva tanto senso spendere tutti quei soldi, ho già mandato indietro quel modem là e adesso ho provato a prendere questa antenna. Userò il mio altro modem, che intanto comunque è 4G, questa antenna invece sia 4G che 5G. Testiamo e vediamo come va, ovviamente vi farò vedere. Questa è l'antenna, qui ci sono i connettori vanno attaccati ovviamente ai cavi. I cavi adesso li farò passare da una finestra, lascerò il balcone aperto, farò un po' di test in giro per la casa. Poi ovviamente quando andrò a installarla, in quel caso penso chiamerò qualcuno, visto che non ho un trapano o delle punte abbastanza lunghe per poter forare una parete da dentro a fuori, e vorrei fare comunque un lavoro fatto bene senza andare a distruggere il muro e senza rischiare di andare a beccare cavi, tubi o chissà che altro. E quindi poi nel caso sceglierò dove lasciare il modem e in base a dove arrivano i cavi eccetera eccetera. Prima vado ovviamente a testarlo, voglio vedere di quanto migliori. So che non farà miracoli, perché comunque ripeto, visto recensioni, spero possa fare comunque qualcosa, possa almeno avere un minimo per poter avere quel 100 in download, quel 20 in upload, sarebbe già veramente una cosa top. Meglio potesse andare su di più, ma almeno in giornata, soprattutto in questa ultima settimana che c'è stato tempo pessimo, penso un po' ovunque, non ha fatto altro che piovere temporale, andava ancora peggio. Vediamo un po' e niente ragazzuoli, che dire, vi saluto qui, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi aggiorno adesso sulle varie cose, magari vi faccio un video montaggio direttamente di questo test. Vi ricordo di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link e di seguirmi sugli altri social, perché porto veramente sempre un sacco di cose. Il 18 uscirà il video del tatuaggio completo delle chiappe, ma da qui allora sicuramente ci saranno altre sorpresine. Ragazzuoli, non saprei che altro aggiungere, nient'altro. Bella!